l'ultimo spettacolo, è un po' triste, ma è così, si deve continuare. Lo facciamo con tutto il cuore e con tutta l'allegria del mondo. Un bacione. Ed eccoci qua pronti. Per l'ultima volta da Roncalli. Manege frei, das Spiel beginnt. Sette tour, Kiel, penso tre volte Berlino, tre volte nel Tempodrom, cioè tre Natali anche. È tanto, dai. Molti anni. Non è che io vado via perché mi rendo conto che il successo non è più quello di prima, anzi il contrario, forse il successo di pubblico è più ancora adesso, perché comunque conosci più il pubblico tedesco che i primi anni, conosci più anche l'ambiente. Ogni sala, io le chiamo sale, cioè ogni chapitò oppure il teatro, ognuno ha un segreto, ha una maniera di lavorare, cioè tu devi avere una maniera di lavorare per ogni ambiente, no? per ogni luogo dove tu lavori. E molte volte ci vuole un po' di tempo prima di acquisire questa consapevolezza, questa padronanza dello spazio in cui tu ti trovi. Il successo c'è, è ancora grazie al pubblico, è meraviglioso. Ma non è per quello che uno decide di fare qualcosa d'altro, è perché personalmente penso che un artista non si debba mai adagiare, mai, non debba mai dire ecco adesso ma qui io sto bene, chi me lo fa fare andare a fare un'altra cosa, qui sono sicuro, qua il pubblico, perché poi cessa di essere artista, cioè diventa un artigiano che esegue sempre lo stesso pezzo, no? E invece no, il bello è confrontarsi con nuovi pubblici, con nuove realtà, con nuovi spettacoli. A me, per quello sono andato a Mosca l'anno scorso, è stata un'esperienza meravigliosa, per questo voglio fare ancora cose di questo genere, le voglio fare adesso quando ancora sono nel pieno del mio fisico, del mio lavoro, dove ancora posso permettermi di fare certe cose. Voglio arrivarci il giorno in cui magari ti contrattano solo perché hai un grande nome, no? E magari solo perché magari è sempre stato un sogno per questo direttore averti quello. E quindi è così, dai, diciamo che è il momento giusto di fare la valigia, perché al finale
un artista, specialmente un artista di circo, deve essere abituato a questi momenti, la valigia e il treno e l'aereo e l'automobile e la carovana e il campino e partire per altri luoghi, no? Noi non apparteniamo a nessuno, noi apparteniamo alla nostra arte e al nostro mondo. Noi apparteniamo a loro, solo a loro. Anche se quando sei poi in un circo tu ti senti naturalmente parte di quel circo e io ho sempre, io agisco in un modo, io quando sono in un circo agisco come se il circo fosse mio, no, non che mi metto a comandare quello, però mentalmente penso sempre di dare del mio meglio come se fosse il circo fosse mio, cioè so come se il pubblico che viene mi paga un biglietto a me, anche se non è così, perché è l'unica maniera poi di poter dare il meglio di te stesso, ed è l'unica maniera di non diventare poi un mercenario, cioè una persona che comunque fa delle cose solo per i soldi, no? Che non è mai stato il mio caso. I soldi sono importantissimi, ma non ho mai preferito i soldi a un progetto magari che mi affascinava. Ho sempre scelto il progetto che mi affascinava perché fa parte di quello che sono, fa parte di quello che mi hanno insegnato, fa parte della mia storia, della storia della mia famiglia. Così. Vedi per la fiera. Naturalmente i messaggi si sprecano, il telefonino non smette di gracchiare, persone che mi chiedono se sono triste, ma devo dirti la verità, non sono triste. Magari c'è un momento di malinconia, perché penso che succeda sempre quando comunque finisce qualcosa, no? Che siano 7 anni da Roncalli o che siano delle volte magari 18 giorni ad Amsterdam al Carré con lo spettacolo di Natale, sono solo 18 giorni, dici, 18 giorni come fai ad affezionarti? Ma comunque quando finisce c'è quel velo di malinconia, perché è comunque un momento della tua vita, una parte della tua vita che finisce in quel momento lì e che non ritroverai più, no? Poi ritroverai delle altre, però ci sono dei colleghi, degli artisti con cui hai lavorato in quel momento e che probabilmente non incontrerai mai più nella tua vita.
15 anni ho deciso di andarmene, l'ho fatto qui e cercherò di farlo sempre. Non, come dicevo prima, non ho paura di finire un attimino troppo presto. È meglio che finire un attimino troppo tardi. È meglio che finire quando magari la gente dicono ah, meno male che se n'è andato. Oppure che non sanno come dirti, sai, o devi, te ne devi andare. Questo non succederà mai nel mio caso, almeno spero. Perché cercherò sempre di andarmene un attimino prima. È anche vero che mi hanno detto, David, certo che vedendo già i contratti che ti aspettano è logico che non sei triste, perché Kni, Sir Diver e tutti questi posti meravigliosi, penso che sia normale, no? Penso che sia normale che... Però non è vero, io penso che sia... Che facci parte di quello che sono, facci parte del mio carattere, no? Sono triste che sia finito, sono contento che sia successo, ecco, sono contento di aver passato questi 9 anni, dei 7 anni qua, sono stati bellissimi, probabilmente se potessi tornare indietro le rifarei e farei quasi tutto ancora come l'ho fatto, però adesso è finita, è l'ultimo giorno, è l'ultimo spettacolo, è l'ultima volta che mi metto il nasino. Da Roncalli. Sempre un po' di profumo, e questo è un consiglio di Francesco Caroni, mi ricordo che me lo disse sempre, mi dice David, ricordati i clown, specialmente i clown che sono a stretto contatto con il pubblico, devono sempre stare attenti di avere la camicia pulita, di avere un buon odore, di essere abbastanza, anche se poi il costume è stracciato oppure non lo so, però comunque di non,
di non dare mai una sensazione di sporchizia. Ed è bello, ogni volta, infatti ogni volta che io finisco di truccarmi e che mi metto il mio profumo, tutte quelle volte lì riesco a ricordarmi di Francesco, dello zio Francesco come lo chiamiamo, da cui abbiamo imparato tantissimo in tanti. Tra l'altro questo era proprio il suo posto dove si truccava, questo posto in cui sono io. Adesso l'ho tirato via, normalmente qui c'era la fotografia sua. E mi piace ricordare, mi piace pensare che in questo posto si sedeva e si truccava lui, no? È bello. Suzuki!